Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste». Per la mentalità del tempo, e purtroppo molto anche di oggi, non c'era nessun problema nel fatto che una persona odiasse il suo nemico. Gesù discorda e coerentemente nell'ora della sua crocifissione osservò ciò che predicò. Mentre lo inchiodavano alla croce, amò i soldati che lo uccisero. Guardando quei soldati, Gesù sentì dolore e pregò per loro e per tutti. Li scusa, non sanno cosa stanno facendo. Li sente fratelli, li ama. Le parole di Gesù mirano a cambiare il sistema della convivenza umana. Il vero amore non può dipendere da ciò che ricevo dall'altro. L'amore deve volere il bene dell'altro, indipendentemente da ciò che lui fa per me. Perché così è l'amore di Dio per noi. Buona e santa giornata a tutti.